Ciao a tutti, mi chiamo Santos, ho 18 anni e vengo da un piccolo paesino del Nepal che si trova sulle montagne. Ho vissuto circa 4 anni in Nepal con i miei genitori e con mio fratello che ha un anno meno di me. Purtroppo per problemi economici i nostri genitori hanno deciso di mandarci in un istituto vicino alla capitale affinché venissimo adottati da qualche famiglia o comunque per darci qualche speranza di vita in più. Siamo rimasti in questo istituto appunto per circa un anno fino a quando poi nel 2008 una famiglia ha adottato mio fratello Robby. Per la sua adozione ero molto contento. Sapevo che in questo modo avrebbe avuto un'opportunità in più di vivere e di costruirsi soprattutto un futuro. Dall'altra parte, però, sentivo comunque molto la sua mancanza e soprattutto la sua lontananza. Fortunatamente, dopo qualche mese, ho raggiunto mio fratello in Italia perché sono stato adottato da una famiglia. Tuttavia, questa famiglia era diversa da quella di Robby, perché la legge nepalese vieta l'adozione appunto ad una stessa famiglia di due fratelli o di due sorelle. Quando sono arrivato in Italia avevo 6 anni circa, appena ho visto i miei nuovi genitori mi sono trovato a disagio e in difficoltà, perché comunque dovevo abituarmi alle nuove abitudini e soprattutto alla lingua, che fortunatamente comunque l'ho imparato abbastanza velocemente. La cosa sicuramente più difficile per me è stato vedere due persone che non avevo mai visto in vita mia e considerarsi i miei genitori. Però penso di essere stato fortunato a trovare loro perché comunque mi hanno aiutato tantissimo e con cui ho un bellissimo rapporto. E soprattutto mi hanno aiutato tantissimo a stringere rapporti con i miei coetanei, perché insomma io ancora non conoscevo l'italiano, quindi loro hanno fatto di tutto affinché io avessi qualche tipo di rapporto con gli altri ragazzi. L'altra mia fortuna poi è stato scoprire che mio fratello viveva vicino a me e questo ci permetteva in qualche modo di vederci e di essere comunque sempre in contatto. Poi ci tengo a sottolineare che mio fratello mi ha sempre visto come punto di riferimento. Perché in Nepal comunque sia quando vivevamo insieme i nostri genitori spesso erano assenti, quindi la figura paterna materna per lui ero comunque io e lui per me è molto importante e sono contento di aver iniziato comunque una nuova vita, una nuova situazione, una nuova condizione.